Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Ecco qui che ci troviamo contro Shatz. Allora, verde. Allora, bene ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e non perdere altri video, perché ci saranno tantissimi video di questa serie GX. E ringrazio tutti i miei iscritti e che mi state seguendo in tanti finora. Allora, proseguiamo il duello. Vediamo un po', mettiamo il nostro drago esplosivo subito in posizione d'attacco. Mettiamo questa carta qua. E anche una carta trappola, non si sa mai. Tornata di polvere. Ok, attiviamo subito il nostro tornado di polvere. Distruggiamo una carta per carta. Perfetto. No, lasciamo così. Non mi ha attaccato, va benissimo. Andiamo, chiamalo. Questo è un 1005, c'è un 1007. Allora, facciamo così. Attacchiamo subito il mostro. Ok. E attacchiamo con 1700 punti d'attacco ai suoi life points. Perfetto. Attiviamo. Ah, non si può attivare solo quando è coperto. Niente, proviamo un altro condottiero tra comunità con 1900 punti d'attacco. Lasciamo così. Ok. Mettiamo forza riflessa. Allora, invochiamo anche drago mascherato. E basta, dai. Così. Allora, attiviamo subito la carta magia. Distruzione schiacciante. Distruggiamo la carta lì. Ok, poi evochiamo Viverno Occhi Rossi e facciamo piazza pulita dei suoi mostri. Ok, Ogema Verde, non so cosa ci sia lì. Ogema Nero, a questo punto attacco con questo drago armato livello 3 e attacchiamo sui life points. Ok, finora è andata bene. Molto molto facile. Ma cosa è successo a Shatz? In questo duello. Ah. Ok. Già che ci siamo, facciamo tutti e due. Chiamo un mostro tunnel. Perfetto. In posizione d'attacco. Ok. Attacchiamo il drago mascherato. Ma per 100 life points e lui non è riuscito a fare niente. Bene ragazzi, è andato bene per me. Niente, Shatz è stato facile da batterlo. Allora, ho avuto oscurità, terra elementale, drago teschio nero. Oh, un altro drago da richiamo, bello.
Antica Sagra Viverna. Wow, bellissimo questo carto di Kaiba, anello di difesa. Attivo solo quando viene attivato l'effetto di una carta trappola che infligge danni da Bellwell. Perfetto ragazzi, il livello con questo qui. Allora, vediamo che abbiamo sbloccato. Ah, Yubel, bellissimo. Bene ragazzi, il boss sarà Yubel, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un bel like, condividete con i vostri amici se il video vi è piaciuto e vi ricordo di iscrivervi nella descrizione o il forum dove c'è un forum di Yu-Gi-Oh! E lì potete conoscere parecchi amici giocando online con loro, sono davvero simpatici. Vi invito a dare un'occhiata, se vi va vi iscrivete. E niente, ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Se avete qualche richiesta da farmi, lasciatemi un commento qui in basso. Niente, un saluto ragazzi, ciao.